Il presidente della Regione Calabria e commissario ad acta Roberto Occhiuto ha annunciato l'arrivo di un nuovo contingente di medici cubani. Si tratta di 70 professionisti che attualmente in preparazione a Cuba inizieranno le procedure burocratiche per il trasferimento in Italia a partire da giugno. Questo nuovo gruppo è composto principalmente da specialisti di emergenza-urgenza, ma include anche ginecologi, ortopedici, radiologi, cardiologi e pediatri. Occhiuto ha condiviso su Instagram un estratto di una riunione con il capo delegazione dei medici cubani, durante la quale è emersa la soddisfazione dei pazienti per il loro operato. Il delegato cubano ha inoltre sottolineato l'entusiasmo dei medici che si trovano anche a lavorare in Calabria e apprezzano la popolazione locale. In Calabria attualmente sono in servizio circa 274 medici provenienti da Cuba, alcuni dei quali sono presenti in regione dall'inizio del 2023. Con il nuovo contingente il numero totale di medici cubani salirà a 344. E intanto Occhiuto, sempre attraverso i social, annuncia un'importante novità, quella che riguarda la riapertura del pronto soccorso dell'ospedale di Cariati. Aprite, is that right? Aprite l'ospedale di Cariati subito. Ve lo ricordate? Roger Waters dei Pink Floyd mi invitava a riaprire l'ospedale di Cariati e in effetti l'ho riaperto subito, l'ho messo nella rete ospedaliera. Oggi però voglio dedicare a lui, ma soprattutto a voi, queste immagini, il bellissimo e nuovo pronto soccorso di Cariati. Chiaramente la musica è dei Pink Floyd.